Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video haul. Come sapete, se mi seguite soprattutto su Instagram, se non lo fate ancora, tra l'altro seguitemi perché metto un sacco di roba, soprattutto Instagram Stories. Sono stata questo weekend del mio compleanno, 22-23 aprile, a Milano con una mia amica e quindi siamo dovute andare per forza anche al centro commerciale Il Centro ad Arese. Se poi volete seguire anche tutte le nostre avventure e quello che è successo, vi rimando al vlog che non so se uscirà prima o dopo questo video, comunque poi lo vedrete sul canale. Ci siamo divertite un casino, però nello stesso tempo abbiamo fatto un casino, quindi poi insomma scoprirete tutto quanto, però volevo farvi vedere quello che ho comprato. Sono stata principalmente in due negozi, cioè Primark e Bershka. Ho girato anche gli altri, ma sinceramente non mi interessava molto, poi comunque cioè la maggior parte dei negozi ci sta anche qui, quindi sono andata soprattutto spedita su Primark e adesso vedrete perché sono letteralmente circondata da cose. In più sapete che ho perso parecchi chili, quindi ne ho approfittato per rifare un po' una parte del guardaroba, tra virgolette. Io direi di iniziare subito. Prima di tutto vi faccio vedere le cose di Bershka, che sono un po' di meno. Ah, scusate, c'è anche una cosa di Alcott, mi ero totalmente scordata. L'unica cosa di Alcott che ho preso a Corso Vittorio Emanuele è questa maglia qui, fatta in questo modo, che come vedete ha la particolarità che qui davanti ha questa sorta di corsetto incorporato, fighissima quanto mi piace. Poi ho di questo rosa pesca con la scritta Still Moving. Ho preso la L così veste abbastanza larga perché non la volevo troppo strettina, la M mi stava giusta, quindi ho preso questa. E il prezzo è 15,99, quindi 16 euro. E c'era solo questo colore. Poi da Bershka invece ho preso sempre due magliettine. Ho tenuto anche la bustina per farvela vedere. Sono andata sempre a Bershka al centro ad Arese e ho preso questa maglia che poi ho messo anche la sera del mio compleanno quando siamo andati a cena, sempre rosa. Strano ma vero, perché io non indosso il rosa anche se mi piace tantissimo come colore, però appunto questa è la maglia. Come vedete ha tutte dei vari strap lungo la maglia e anche qui alla fine, e l'ho presa sia rosa sia stesso identico modello anche grigia, e poi ci sta anche bianca. Se ci fosse stata nera al bacio, però non c'era, e quindi insomma l'ho presa così, rosa e grigia. Ho fatto il contrario, vabbè. 15,99, però di questa ho preso un M perché sono già larghe, quindi vanno bene così. Ora vi ho fatto vedere le cose dei due negozietti, quindi passiamo subito a Primark. Io direi di iniziare con le scarpe che ho preso a Primark. In realtà sono soltanto due paia e non sono neanche delle scarpe vere e proprie, perché uno è un paio di babbucce che appunto, ripeto, se mi seguite su Instagram le avrete già viste, mentre l'altro è un paio di ciabatte. Non potevo lasciarle lì perché adesso vedrete. Le babbucce sono queste qui, troppo belle e soprattutto troppo comode. Guardate quanto sono fighe, io amo le babbucce. Sono proprio vecchie inside, però sono stilosissime queste, soprattutto sono argentate, cromate, bellissime, con tutto il pelo che esce fuori. E queste qui le ho pagate semplicemente 8 euro. E l'altro paio di ciabatte, ditemi se non fanno Scream Queens al 100%, sono queste qui, ta 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 ta, che sono la riproduzione tra virgolette delle Fenty di Rihanna, le ciabattine quelle fatte così. C'erano vari colori di queste, però io come facevo a non prenderle rosa? Sono fatte in questo modo, questa parte è fatta di gomma, questa di pelo, di piumine, e venivano soltanto 7 euro. Infatti a ripensarci ne avrei prese anche più di un paio. Poi per quanto riguarda reparto cazzatine, cosettine così che mi fregano sempre, non so voi, ma io quando vedo delle cose pucciose, magari che anche solo fanno effetto nella camera, non lo so, devo comprarle. E infatti come prima cosa ho preso questa. Se mi conoscete saprete che non potevo lasciarla lì, con scritto The world is your oyster. È bellissimo, poi è di questo color cielo fantastico, fiocchettino rosa. Quando farò la camera nuova questa la appenderò sicuramente. Pagata semplicemente 1,50 euro, quindi si può fare. Poi sempre tema sirenettoso, perché tutto quello che ho visto tema sirenetta avrei voluto comprarlo, ma poi mi sono detta Ilaria datti una regolata, altrimenti già per portare queste cose ho dovuto comprare una borsa aggiuntiva perché nel bagaglio non mi sarebbe entrato nulla, quindi piano piano. E ho dovuto, cioè adesso vedete quanto cavolo è bello, comprare questo oggettino qui. No vabbè, è fatto a forma di coda di sirena, ma mi dispiace tantissimo che non si veda e non renda quanto è bello, perché ci sono tutte le scaglie a rilievo con i brillantini tutti multicolore ed è sempre di questo celeste
cestino, bellissima, pagata solo 4 euro. Tornassi indietro ne avrei presa un'altra, così facevo tipo la combo. E questo è tipo un portagioie, magari quando entrate in camera ci appoggiate anelli, orecchini, cosettine così, bellissimo. Ultima cosa, tema sirenettoso, è questa spazzolina, più che altro portatile da viaggio, insomma da borsetta, fatta in questo modo blu, sempre con le scagliette disegnate, con scritto Mermaising, pagata solo 2 euro. E io ne ho già una fatta così di Primark, vedete, premete e escono i pettinini della spazzola, però questa non potevo lasciarla lì. Poi, visto che a breve dovrò partire, poi in qualche vlog magari vi spiegherò meglio questa cosa, mi sono ricomprata queste travel bottle set, quindi le bottigliette insomma da viaggio da riempire, pagate soltanto 1,50 euro, quindi ho preso questo set. Poi per la sera della mia festa, del mio compleanno, ho dovuto comprare questo borsellino per portare i soldi, perché altrimenti nella pochette che mi ero portata non sarebbe entrato il portafoglio, quello che porto sempre. E quindi mi sono comprata lì al volo questa pochettina, che comunque è carinissima, sempre un po' così specchiata, soltanto 2,50 euro. Poi ho preso, primo, sapete che amo le candele, e in più stavano soltanto 1 euro l'una, queste candele alla vaniglia, si chiamano Vanilla Bean. Ne ho prese due perché non vorrei accenderle, ma vorrei usarle come decorazione perché sono bellissime. Poi ogni volta che vado a Primark dovete sapere che compro un'agenda, comunque un quadernino, qualcosa, perché sono economici e sono fighissime. E questa volta mi sono puntata su questa rosa fluo, fantastica, comprese le pagine, tutta completamente rosa, pagata solo 2,50 euro, e ha i fogli a righe tutti liberi, quindi non ci sono orari, scritte, giorni, non è un'agenda, è proprio un quadernino. Sempre reparto casa, diciamo così, Primark Home, c'erano queste tazze, tutte le tazze tipo 1,50 euro, io occhio a cuoricino, capirai, e ne ho prese due di quelle che mi interessavano di più. Una, che è questa che vi faccio vedere adesso, l'ho già vista da altre mie colleghe qui su YouTube, infatti mi ero detta se la trovo la devo prendere, questa tazza qui. Cioè, a parte che sono enormi come piacciono a me, perché io odio le tazzine quelle piccole, no, deve essere bella capiente, e questa è perfetta. Ed è bianca e rosa, con scritto All I need are lattes and lipsticks. Capirai se non è me questa tazza. E l'altra invece è troppo figa e non potevo lasciarla lì. E c'è scritto Make dreams happen, tutta marble con la scritta dorata. Anche questa bellissima, fantastica, dovevo prenderla. Poi solo 1,50 euro, che fai? Non la prendi, ma dai. Continuiamo con gli accessori, così tutti i vestiti, e ve li faccio vedere dopo per bene. Allora, ho preso questa cinta, sempre che riprende la prima maglietta che vi ho fatto vedere, quella di Alcott, che aveva una sorta di bustino, ecco. Questa cinta è fatta in questo modo, si può mettere magari tranquillamente con un vestitino nero, una maglia larga nera che fa da vestito, ci mettete questa, nero su nero, sai che sciccheria, fantastico. Non so se avete seguito l'Isola dei Famosi, ecco, è molto come si vestiva Alessia Marcuzzi, no? E questa qui l'ho pagata 5 euro. Poi, sempre accessori, ho preso questi calzini, perché insomma sapete il mio amore pazzo per Harry Potter, quindi ho visto questi, c'era anche il pigiama, ma ho detto no, già ne ho uno di pigiama, che faccio? Facciamo scorta di pigiama di Harry Potter? No, quindi questa volta ho preso i calzini delle 4 casate, vedete qui, corvo nero, tasto rosso, serpe verde e grifondoro, e l'ho pagata 4 euro. Quindi se facciamo il calcolo, 1 euro al paio, cioè niente, quindi anche queste che fare lasci lì. Ultimo piccolo accessorio è uno zainetto. In realtà ce n'erano tantissimi, vi giuro tantissimi, li avrei voluti comprare tutti, però dovevo fare un viaggio, poi dove me li mettevo, e quindi ne ho preso soltanto uno, quello che mi ispirava di più, cioè questo, che è rosa, fatto di vellutino, piccolino, è uno zainetto abbastanza piccolo, però comodo nello stesso tempo. E questo qui l'ho pagato semplicemente 12 euro, è fantastico, bellissimo, meraviglioso. E poi vabbè, vi faccio vedere questa, anche se non era voluta ma mi serviva giusto per portare le cose, cioè questa borsa che stava a 3 euro, l'ho comprata soltanto per portare le cose,
cose qui a casa a Roma. Però devo dire che ha il suo perché, è molto carina. Poi vi faccio vedere i vestiti e iniziamo quindi con questi. Il primo vestito non è per me, però non so se lo sapete, una delle mie più care amiche è incinta, tra qualche mese, insomma 2-3 mesi deve partorire, e quindi io e Desi gli abbiamo comprato una magliettina alla futura bimba, che si chiamerà Camilla, anzi saluto anche Giordana se guarderà questo video, e quindi gli abbiamo comprato questa magliettina. Cioè io gli ho preso questa qui grigia, cioè guardate quanto è piccola, ragazzi, è una cosa meravigliosa. Io appena l'ho vista ho detto no, poi la scritta era sua, c'è scritto I got it from my mama, bellissimo. Poi io amo accostamento grigio, questi colori fluo, soprattutto il rosa, quindi non potevo non prenderla. E la taglia più piccola era 9-12 mesi, prima o poi se la metterà. Poi iniziamo invece con le cose per quanto riguarda me. Allora, ho preso 3 paia di pantaloni, però prima vi faccio vedere questo toppino perché è più piccolino e è abbastanza basico. Ha questo scollo che non so se ha un nome, però viene in questo modo, quindi lascia la spalla scoperta, ed è di questo colore verde militare che insomma vedete che io ci vado a nozze. E questa qui l'ho pagata soltanto 3,50 euro ed è fatta a crop top, ve lo mettete d'estate, la sera potete anche utilizzarlo con un cardigan sopra, quindi era comodo. Poi per quanto riguarda i jeans vi faccio vedere questo, che è sempre dello stesso colore del top. Dovete sapere che io mi sposto tra queste colorazioni, tra il verde militare, nero, grigio, non è che mi sbilancio più di tanto, e quindi ho preso questi pantaloni qua con la vita con l'elastico, quindi non c'è il bottone. E poi sono fatti, non so se si chiama stile biker, poi hanno questa parte tagliata in questo modo sulle cosce, la fine, ecco qui altezza caviglia, c'è questa cerniera dorata e dovrebbe scendere abbastanza a sigaretta. E questi qui li ho pagati 13 euro. Gli altri due pantaloni invece sono neri, però sono in due modelli diversi. Un modello è come quello che vi ho fatto vedere prima, però senza i dettagli sulla coscia e sulla fine, sono semplicemente tipo jeggings neri. Il prezzo di questi invece è 8 euro, una cavolata. Ultimo paio invece è skinny ed è più tessuto jeans, quindi non elastico, infatti ho dovuto prendere una taglia più grande, e ha il bottone sulla vita, eccoli qua, però sono sempre comodissimi, sempre 8 euro. Ultimi due capi di abbigliamento sono una cosa che desideravo da tantissimo tempo. Io dovete sapere che nella mia vita ho avuto soltanto un giacchetto di pelle, perché vuoi la taglia, vuoi il modello che non mi piaceva se trovavo la taglia, e quindi non ne ho mai comprati, e l'unico che ho preso poi era già largo quando l'avevo comprato, figuratevi adesso che ho perso 30 kg, quindi dovevo correre ai ripari, perché un giacchetto di pelle secondo me, per come mi vesto io, serve sempre, 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 sempre. E addirittura ne ho presi due, quindi non un modello ma due, che sono comunque due modelli differenti. Il primo che vi faccio vedere è quello più particolare, che ha dietro questa scritta qui, sorry not my problems. L'ho pagato 19 euro, scusate, perché ho tolto il cartellino che già l'ho usato, ed è comunque un giacchettino di pelle molto semplice, fatto in questo modo davanti, e se andate da Primark, perché ci saranno ancora, ci sono varie scritte dietro a questi giacchetti, ci stavano almeno altre 3-4 scritte sicure. E l'altro giacchettino invece è classico nero, quindi dietro non ha scritto niente, è un po' più corto dell'altro, e davanti ha anche la cinghia, quella che si chiude qua sul fondo. E l'ho pagato soltanto 14 euro, cioè una cosa assurda. Credo di avervi fatto vedere tutto, sono circondata da roba come se non ci fosse un domani. Spero tanto le cose vi piacciono, scrivetemi qua sotto se anche voi siete mai andati da Primark ad Arese e cosa avete comprato di particolare, fatemi scoprire un po' di cose. Quindi se vi è piaciuto thumbs up e iscrivetevi al canale, vi mando un bacio immenso e ci vediamo al prossimo video, ciao!